Come esercizio numero 20, sull'argomento equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti non omogenee, prendiamo questo esercizio. Y secondo più 2y primo più 5y, cioè prendo la stessa parte dell'omogenea, uguale, e faccio cambiare soltanto il membro a destra, l'equazione, la funzione a destra, 2x più 3 per esempio, scelgo questa. Allora, la soluzione della omogenea l'ho già fatto nell'esercizio precedente, quindi dopo aver trovato le radici dell'equazione caratteristica, prendendo soltanto la soluzione reale, veniva y uguale a meno x, combinazione lineare di s2x e cosine 2x. Adesso cerco la soluzione particolare della non omogenea, y segnata uguale, lo cerco per somiglianza. Qui ho e elevato a 0x, lambda uguale a 0 non appare nelle radici dell'equazione caratteristica, quindi lo cerco con il metodo per somiglianza, scrivo quindi come funzione generica il polinomio del primo grado, quindi y segnato ax più b. Faccio la derivata prima, y primo segnato uguale a, e derivata seconda uguale a 0. Sostituisco nell'equazione differenziale y prima, y secondo, y secondo è 0, quindi non c'è, 2y primo, quindi 2a, più 5y, 5ax, più 5y, 5b, uguale 2x più 3. Costruisco adesso il sistema uguagliando i coefficienti davanti a x dello stesso esponente della stessa potenza, quindi in entrambi i membri. Ho 5a davanti alla x, ho 5a uguale da questa parte, dall'altra parte 2, e termini noti, x alla 0, nel primo membro ho 2a più 5b. E il secondo membro uguale due equazioni, due incognite. Ricavo la A e la B. A uguale 2 quinti. E sostituisco qui. B uguale, lo faccio a mente per non scrivere molto. C'ho 5b qui, 2 per 2 quinti, 4 quinti qui. 3 meno 4 quinti, quindi 3 meno 4 quinti, 15 meno 4 fa 11, 11 quinti. 11 quinti diviso 5, 11 venticinquesimi. Se non ho fatto qualche errore, ma anche se c'è qualche errore, non è molto significativo, comunque è giusto. Questa è la B. Quindi si può scrivere la soluzione particolare della non omogenea sostituendo A e B, A 2 quinti B 11 venticinquesimi, quindi y segnato uguale a 2 quinti x più 11 venticinquesimi. Questa è la soluzione particolare, soluzione particolare non omogenea, particolare non omogenea, vabbè, siamo così. La soluzione generale dell'equazione differenziale qui lineare coefficienti costanti non omogenea è la somma della soluzione della omogenea più, una soluzione particolare della non omogenea, quindi metto con asterisco, allora la soluzione generale, quindi della non omogenea, è uguale a questo termine qui, elevato a meno x, che moltiplica C1 sin
sen 2x più c2 coseno di 2x più la soluzione particolare 2 quinti x più 11 venticinquesimi. C1 e C2 sicuramente dipendono dalle condizioni iniziali per risolvere il problema di Cauchy. Comunque, questa qui a noi ci interessa questa. Questa è la soluzione generale. Non omogenea. Non omogenea. Se facciamo un'interpretazione fisica, se x fosse il tempo e y lo spostamento, qui abbiamo questa soluzione, somma di una oscillazione qui armonica però smorzata, quindi l'ampiezza diminuisce, e un'altra funzione che cresce con il tempo, perché x è il tempo, quindi che tende a infinito. Praticamente dopo un certo tempo questo termine si annulla e questa diventa un movimento praticamente in cui y cresce con il tempo, quindi va all'infinito, praticamente proporzionalmente con il tempo, quindi si tratta di un moto rettilineo uniforme per il tempo tendente a infinito. Qui finisce, comunque questa è l'interpretazione fisica. Qui finisce questo video, vi invito a iscrivervi nel canale YouTube, di scrivermi SMS, commenti, di chiedermi cose che sono a vostro interesse. Cercherò di rispondervi prima possibile. Mio numero di telefono 340 90 10 279. Mi potete contattare anche a Facebook con lo stesso nome, Vladimir Costuri. Finisce qui il video.